Ciao a tutti, ciao ragazzi, buon pomeriggio, buona domenica. Allora, volevo salutarvi con una direttina abbastanza così, come sempre improvvisata. Ciao, come va? Qui è tornato il caldo, cioè ha fatto tempo autunnale per 5 minuti e adesso niente. Ciao Serena, ciao a tutti. No, questo no, il phone non è il mio, però se vi dà fastidio lo capisco, mi sposto. Allora, adesso sembro illuminata. Ok, ci spostiamo qui. Allora, ditemi se mi sentite bene, in teoria sì, perché ho cambiato posto, ho cambiato connessione in maniera che non siamo più disturbati da nulla. E niente, dicevo che vi faccio un saluto veloce e volevo anche approfittare per magari rispondere a un po' di domande, eccetera, perché purtroppo ieri, mi sa, ho messo un box, ma non ho fatto in tempo a rispondere a nessuna domanda. Grazie Fabrizio, mi dice che va meglio, ok. E niente, sono abbastanza distrutta oggi. Ho fatto un po' di programmazione per la settimana, sempre io e la mia plastificatrice. Non pensavo mai, ma la sto usando tanto perché comunque non riesco a iscrivermi al tuo canale YouTube, Serena. È la prima volta che qualcuno mi fa presente questo tipo di problema e sinceramente non saprei spiegarmelo, però mi informo. E dicevo che appunto la plastificatrice lo sta utilizzando molto. Magari più tardi vi faccio un reel. Ho creato uno strumentino preso dal libro Guida Attiva, quello che mi ha inviato su Tera per introdurre le centinaia. E sta plastificatrice che ho pagato meno di 30 euro su Amazon è buona, veramente veramente buona. E nulla, questa settimana sarà settimana di glow per me, quindi come avete visto nella storia di ieri ho ultimato il pay. Ovviamente fino a giugno è sempre un pay in bozza, perché poi si fa eventualmente in tempo ad integrarlo, a modificarlo e tutto quanto, però la prima stesura è la più impegnativa, soprattutto perché oggettivamente c'è poco tempo. La consegna pay regolarmente è il 31 di ottobre, a scanso di proroghe per le quali comunque non mi pronuncio, nel senso che dipende molto dai vostri istituti comprensivi, ed è sempre abbastanza difficile. Io per esempio ho un alunno a nuova certificazione, quindi non c'era un pay precedente a cui potersi rifare, e questi sono i casi più delicati in cui la prima scrittura è complessa. Poi dipende sempre, però la prima scrittura è complessa e onestamente senza i colleghi, le colleghe che ti diano una mano è molto difficile, soprattutto perché comunque la scuola è iniziata da un mese e mezzo neanche, quindi riuscire ad inquadrare tutto è complicato. Sapete, poi la cosa più difficile è prospettarsi degli obiettivi, perché tu un mese e mezzo di osservazione comunque la fai, ma un anno è lungo e possono capitare tante cose, soprattutto perché se mai dovessero accadere delle cose comunque nell'arco di un anno scolastico, ne succedono, poi ci sarebbe da integrare, per cui nel pay si fa sempre in tempo, no? Si è sempre in tempo ad aggiustare il tiro, come si dice. Altre cose che volevo dirvi, fatemi pensare un attimino. Ah, rispetto alla carta docente per i 31, per i contratti al 31 agosto, vedremo entro il mese di novembre uno sblocco.
attualmente in piattaforma, avevo il direct pieno ieri, attualmente in piattaforma se una persona con contratto al 31 agosto prova ad accedere, si trova la dicitura utente non abilitato o una cosa simile, perché i soldi non sono ancora stati caricati. Però appunto ci hanno detto, sono usciti diversi articoli sia su Obiettivo Scuola, su Orizzonte Scuola, e altre piattaforme, Tecnica della Scuola, insomma tutte le piattaforme sul pezzo, diciamo, che entro il 30 di novembre avremo lo sblocco di questi soldi. Allora, c'è Michele che mi fa una domanda. Aspettate. Ciao Caterina, una domanda riguardo MAD. Il contratto Co.co.co. nella paritaria mi fa maturare punteggio nelle graduatorie? Allora, Michele, io ti direi una fesseria se ti rispondessi, nel senso che il contratto Co.co.co. io non lo conosco. So che i contratti nelle paritarie a livello di graduatoria valgono metà punteggio, mentre a livello di graduatorie concorso assolutamente no. Mi attacco a questa questione delle paritarie e a questa questione del concorso per ribadire pubblicamente una questione di cui discutevo con un ragazzo che mi ha scritto prima, ovvero per quanto riguarda i prossimi concorsi, che fine faranno coloro che non vinceranno? Ripeto questa cosa che probabilmente nel marasma delle informazioni si è persa. Io mi rendo conto che anche il mio sfornare, tra virgolette, in media un contenuto al giorno vi renda la vita difficile, perché poi è comprensibile che, insomma, nella complessità delle vite ognuno qualcosa se la perde. Allora, questi concorsi prevederanno soltanto la graduatoria di vincitori. Quindi sapete che per ogni regione verrà stabilito un totale di posti suddiviso per classi di concorso, lo capiremo nel bando quali saranno, per cui i primi in classifica, diciamo, che riusciranno a coprire questi posti saranno i vincitori. Tutti gli altri, che pure avranno ottenuto un punteggio sufficiente alle prove, ma non rientreranno nei vincitori, quindi non rientreranno nella quota accettata, saranno idonei non vincitori. Per gli idonei Miss Italia finisce purtroppo, perché questi concorsi che arriveranno nella fase transitoria non prevederanno una graduatoria di idonei, ma soltanto di vincitori. Quindi chi partecipa ha punteggio sufficiente, ma non rientra nei vincitori, purtroppo può dire di aver vissuto l'esperienza del concorso, ma non rientrerà in nessuna graduatoria di merito. E quindi questa questione l'abbiamo esaurita. Volevo rimarcarla qui perché secondo me non era abbastanza chiaro. Comunque, anche se ve l'ho detto tanto tempo fa, magari le informazioni si perdono. Antonella dice che tristezza, ti posso capire. I titoli culturali aiuteranno nel punteggio finale, sì, questo sicuramente, c'è sempre poi nei bandi dei concorsi ci sono sempre gli allegati, tra cui c'è la tabella di valutazione dei titoli e dei servizi, perché sono dei concorsi in cui vengono valutati sia titoli che servizi. Dopodiché ci sono anche i titoli culturali, che possono essere dalle lauree aggiuntive alle varie certificazioni. Adesso non so esattamente che cosa verrà valutato e quanto, perché non ho mai fatto un concorso, non sono esperta di concorsi. Scusa, non ci sono punteggi per gli idonei per la GPS? No, una persona idonea al concorso, quindi che ha ottenuto punteggio sufficiente ma non ha vinto il posto, non, per il solo fatto di essere risultato idoneo al concorso, non accumula punteggio in GPS. No. Non, in questo senso le due cose non sono collegate. Dopodiché sapete che ci sarà questo aggiornamento delle GPS, che, come vi ho spiegato nell'ultimo video di YouTube, è abbastanza un'incognita al momento, per cui staremo a vedere che cosa sarà. Un'altra cosa che ci tenevo a rimarcare sono le GAE, la questione delle GAE, come funzionano. Allora, sulle GAE ci si gira tanto intorno. In realtà io non le considero mai le GAE, perché
anche spesso quando vi parlo di aggiornamento GPS, non nomino mai le GAE, eccetera, eccetera. Perché in realtà le GAE sono chiuse, cioè si chiamano graduatorie ad esaurimento, perché quelle che ci sono destinate ad esaurirsi. Significa che nessuna nuova persona che non ne faccia già parte può entrarci dentro. Erano aperte, mi pare, fino al 2013 e poi sono state chiuse, e da lì si attinge per i ruoli nelle regioni in cui ci sono ancora GAE, ci sono ancora GAE, diciamo, popolate da persone, no? Io vi faccio un esempio: mia mamma ha fatto scienze della formazione, allora era a 4 anni. Dal 2006 si è laureata nel 2010, e allora funzionava che con la laurea ci si iscriveva nelle GAE e poi dalle GAE si entrava direttamente di ruolo senza concorso. Ora, le GAE della primaria, per esempio, in Veneto sono esaurite praticamente in tutto il nord Italia, mentre centro-sud, ci sono ancora tante persone nelle GAE. Ovviamente. Vabbè, questo sarebbe un discorso troppo ampio adesso da fare qui, però sapete che le immissioni in ruolo di carattere ordinario ogni anno prevedono che si attinga al 50% dalle GAE, dove le GAE ancora ci sono, e al 50% da graduatorie di concorso. Per cui il rischio per chi fa concorsi in regioni del sud, prima di tutto il rischio è che non bandiscano proprio il concorso, anzi. Mi correggo, i sindacati hanno proprio chiesto al Ministero di evitare di bandire concorsi in regioni in cui c'è troppa gente in coda, perché creeresti soltanto un incremento della situazione di stallo, fondamentalmente. Cioè, hai, che ne so, 1.000 persone in coda, ne aggiungi altre, che pur felici perché hanno vinto il concorso, però stanno lì ad aspettare. Purtroppo la situazione è molto diversificata perché vi faccio un esempio X, per la classe di concorso primaria posto comune in Lombardia è tutto esaurito. La Lombardia ha assoluto bisogno di bandire un concorso primaria. Se andiamo, per esempio, per estremo inverso, in un'altra regione che conosco, in Sicilia, non c'è assolutamente bisogno di bandire concorsi per la primaria perché non ce n'è bisogno, ok? E i sindacati hanno proprio chiesto espressamente di evitare questa cosa, cioè evitare di mettere a disposizione posti laddove la gente si troverebbe vincitrice di concorso, stapperebbe la bottiglia e basta. Dopodiché, allora c'era una domanda: ciao Caterina, quale certificazione consigliereste? ECDL o EIPAS? Allora, capitolo certificazioni. Premessa, le certificazioni costano, ma ove possibile, ove nelle vostre possibilità, il consiglio è di farle, cercare di farle. Fatele con degli enti che abbiano senso, per piacere, fatele con degli enti, prima di tutto accreditati MIUR, ma quello è il requisito minimo, perché altrimenti non ve le riconoscono. Secondo, ci sono enti onesti e non onesti, cercate di. Diciamo di informarvi bene. Io non ho in questo momento nessuna esperienza diretta con enti che rilasciano certificazioni, ECDL, eccetera, perché non ne ho. Il mio punteggio in graduatoria, quando entrerò in prima fascia, sarà esclusivamente il servizio e il punteggio di laurea. Non ho esperienza diretta, appunto. Ai tempi mia madre fece dei master. Con due master, un paio di corsi di perfezionamento con mnemosine, che c'è ancora, e che è una, a mio parere, da quel che mi ricordo, una quindicina di anni fa, ma comunque è un ente molto, molto valido. Quindi fin qui arrivo a darvi consigli. Chiaro che ci sono tantissime persone che investono su questi corsi, che a seconda della loro entità possono darvi mezzo punto in più, un punto in più. Ci sono i master che addirittura danno 3 punti. Sono soldi, parecchi, però la riflessione che voglio fare con voi è questa. Dove uno dice, vabbè, mezzo punto, cosa vuoi che ti cambi? In realtà,
per esempio nelle province del sud, se voi andate anche solo semplicemente sui siti degli uffici scolastici, andate a consultare le graduatorie, vi rendete subito conto che sono delle graduatorie molto strette. Cosa significa? Che nell'arco magari di un punto, due punti, voi trovate 400 persone, ok? A volte anche a distanza con mezzo punto in più tu sei in grado di scavalcare 100, 200 persone. Magari nelle province del nord Italia non è così, hai un gap maggiore tra una persona e l'altra. E quindi magari nelle province del nord Italia tu dici vabbè, mi prendo il corso da mezzo punto, non mi dà tutto questo vantaggio in termini di posizione. Se te ne vai in una provincia del sud, magari con mezzo punto scavalchi tantissima gente. Quindi, se la vogliamo mettere in termini pratici, pragmatici, di convenienza, dipende dalla provincia in cui siete. Ci sono province in cui mezzo punto veramente ti cambia la vita, nel senso che con mezzo punto di differenza si determina il tuo avere una cattedra o non averla. Province in cui invece, se devi fare un investimento e farlo per convenienza, magari quel che ti può cambiare sono i 3 punti, i 4 punti. Col mezzo punto ci fai poco, dipende molto. Ciao cara, devo ancora laurearmi in magistrale in lingue. Che percorso seguire per i CFU integrativi? Non ci capisco molto riguardo ai 60 CFU, essendo tutto nuovo per me riguardo la scuola. Allora, tu devi integrare i CFU abilitanti. Quindi sostanzialmente i 60 CFU che ti mancano, quando usciranno e inizieranno ad essere erogati, potrai partecipare anche se non hai ancora la laurea conseguita, purché tu abbia raggiunto minimo di 180 CFU, se non ricordo male. Comunque, per maggior precisione, ti invito a guardare il mio video su YouTube in merito ai 60 CFU, in cui ci sono tutte le informazioni. Tra l'altro il venerdì mattina, mi pare che fosse, sì, una ragazza mi ha fatto morire dal ridere, io sinceramente, perché erano le 7:20 del mattino così. Io la mattina mi ricavo quel quarto d'ora per rispondere ai messaggi, non riesco veramente, una goccia nell'oceano perché non riesco a rispondere a tutti, ma una ragazza che mi ha scritto, visto che hai pubblicato un nuovo video, mi puoi fare un riassunto? E io gli ho pensato, sì, io mi metto a fare riassunto a tutti, non vivo più. Quindi guardate le video, per favore. Allora, ciao, secondo te rifaranno la mini col veloce su sostegno o assunzioni dalla prima fascia? Questa è la domanda più fatta dell'ultimo mese e mezzo. No, di più, è da quest'estate che mi chiedete se secondo me verrà riproposto. Non lo so, perché sono delle misure di assunzione straordinaria. Ovvio, la mini col veloce quest'anno era la prima volta che si faceva, mentre le assunzioni da prima fascia era già il terzo anno. Quindi hanno, se vogliamo, anche già una certa regolarità, però adesso come adesso sinceramente è impossibile prevederlo. Potrei dirti di sì, però sono parole che lascio nel tempo che trovano, perché non ho fonti, cioè è proprio tutta una mia idea. Per le classi di concorso di lingue servono 18 CFU DL... questo vi state rispondendo tra di voi, ok. Ah, per sapere quali CFU devi integrare per completare la classe di concorso. Allora, stai ancora studiando o ti sei fermata alla magistrale? Io mi sono laureata in scienze della formazione primaria, che è una magistrale a ciclo unico, a luglio, e l'anno prossimo ho l'intenzione di fare il TFA. Quest'anno non sono riuscita a farlo perché mi sono laureata 2 giorni dopo la preselettiva del TFA e quindi non ho potuto. Però l'anno prossimo con molta probabilità mi preparerò per partecipare al TFA. Kate, che tu sappia, ci sono state sentenze positive per il ricorso bonus docenti col contratto al 30 giugno? Assolutamente sì, ci sono. È un iter lungo, ma... Le sentenze, per quello che so io, sono per la maggior parte sentenze positive, quindi sì, aiuto. Allora, vediamo un attimino qua, questo è Instagram che mi dà tutti questi problemi. Scusa, ho letto che il servizio su sostegno
con titolo vale 15 punti in GPS solo per quest'anno o vale anche per anni precedenti? No, non è retroattivo purtroppo, è da quest'anno in poi. Gli specializzati su sostegno che prestano servizio su sostegno, quindi che spendono la loro specializzazione, hanno 3 punti in più. Ah, scusa, mi rispondevi alla ragazza di prima, ok. E questo l'hanno fatto perché purtroppo c'è una grande fuga, purtroppo per non lo so, però c'è una grande fuga dai posti di sostegno. Oltre alla carenza di specializzati, quei pochi specializzati che ci sono, dopo il tempo minimo, scusatemi, passano a posto comune. Quindi per cercare di incentivare e di invogliare le persone specializzate a spendere la loro specializzazione prestando servizio su sostegno, hanno aumentato il punteggio, sostanzialmente. Fermo restando che non si può vincolare una persona a vita su sostegno. È giusto che una persona che voglia farlo e che ne abbia la possibilità, diciamo, normativa, a un certo punto prenda e passi a posto comune. Hanno cercato, dal punto di vista del punteggio, di incentivare il fatto che gli specializzati rimangano sul posto di sostegno, perché c'è veramente tanta carenza. È possibile lavorare e frequentare SFP contemporaneamente? Presente? Sì, vai un po' fuori di testa, è molto impegnativo, però non è impossibile, ti dico la verità, ti devi un po' scapicollare. Poi dipende anche dall'anno in cui sei, però. Si può, si può, si può. Questo poi mi spiace dirlo, però dipende anche molto dall'ateneo in cui sei, cioè in questi anni di formazione primaria, anche confrontandomi, soprattutto confrontandomi con voi che mi avete dato un panorama ampio, mi sono accorta che ci sono degli atenei d'Italia che non hanno proprio interesse, purtroppo, nel incentivare i lavoratori. Per contro, ci sono degli atenei in cui essere studente lavoratore è la norma e quindi anche i regolamenti si sono adeguati. Ma perché? Perché sostanzialmente se sei in un ateneo del sud Italia è sostanzialmente escluso che tu possa lavorare da messa a disposizione durante il corso di laurea. Faccio l'esempio di formazione primaria. Io ho studiato a Udine dove magari i primi anni no, ma dal terzo anno in poi con le GPS lavoravamo tutti, chi più chi meno. E quindi lì è ovvio che l'ateneo si deve dare una mossa per forza di cose. Sì. Quindi è molto diversificata la realtà. Allora, non so se voi avete qualche altra domanda, se no vi lascio alla domenica. Tardo pomeriggio, sera. No, qui è tornato il caldo, ragazzi, è una cosa allucinante. Fra l'altro, è tanto difficile lavorare al sud con la messa a disposizione o c'è qualche possibilità? Allora, Marco, dipende sempre dove. Dipende sempre che provincia, che classe di concorso, eccetera. Durante il corso di studi, sicuramente no. In realtà la questione della messa a disposizione al sud è strettamente legata al fatto che è tutto veramente intasato, cioè sono troppo piene. Intanto ci sono ancora le GAE, che sono uno scoglio in più, perché ovviamente prima di arrivare alle GPS, se le GAE esistono ancora, bisogna chiamare le GAE. Dopodiché, ci sono le GPS che pure sono lunghissime, per cui alle MAD non si arriva. Allora, aspettate. Ah, Gennaro mi dice buona domenica. Vale, grazie a te. Per cui è un po' questo il discorso. Tantissimi. Scusa, ma secondo te è possibile che i corsi abilitanti da 60 CFU partano direttamente nel 2024? Questo non so, no, non saprei prevederlo, a dire la verità. Adesso come adesso, i tempi che si stanno seguendo sono quelli giusti. Il problema di questi 60 CFU è che sono arrivati quasi un anno e mezzo in ritardo. E adesso ci vuole il suo tempo perché bisogna esaminare gli enti che li erogheranno, fare
diciamo così, analizzarli perché rispondano a determinati criteri che sono quelli stabiliti dall'ANVUR, a quel punto, quando verrà data, diciamo, verrà dato il parere positivo, queste istituzioni si potranno organizzare per stabilire dei loro regolamenti e poi ci saranno anche dei decreti attuativi, perché il DPCM non basta, il DPCM non ci dice tutto, anzi. Quindi ci sono ancora dei passaggi da seguire, fermo restando che secondo me, ma questa è solo una mia opinione che lascia il tempo che trova, quel che è scritto sul DPCM, le date che sono scritte sul DPCM, mano a mano che vanno avanti le settimane, sono sempre più irraggiungibili. Forse domanda già fatta, ma sono arrivata tardi. Ci sono nuove indiscrezioni sul bando primaria? Grazie. Allora, il bando primaria, sicuramente uscirà perché il regolamento è stato già visionato dai sindacati, però, non sappiamo quando. Ora, manca l'ok, diciamo, della Commissione europea per la pubblicazione dei bandi dei concorsi. Si sa che il primo bando dovrebbe essere quello per la secondaria. Ok? Però altro non sappiamo, onestamente. Abbiamo già parlato di requisiti, quindi per la primaria sono sempre i soliti, o diploma magistrale ante 2002 o formazione primaria per il posto comune e per il sostegno il TFA. Dopodiché dobbiamo aspettare, sinceramente. Mi sto anche facendo, ma questa è una questione mia personale, mi sto facendo delle domande rispetto al futuro, no? Perché comunque l'ottica delle supplenze ti porta sempre a guardare avanti, a dire ok, volendo l'anno scolastico è appena cominciato, va bene, però si guarda sempre avanti a cercare di capire con un minimo di progettualità che cosa succede. Secondo te il concorso secondario si svolgerà prima o dopo? No, che si svolga prima di Natale è impossibile, nel senso che non abbiamo ancora un bando e prima, svolgerlo prima di Natale, no, assolutamente no, perché comunque quando un bando esce deve stare aperto almeno un mese. Quindi anche se uscisse domani, ok, cosa che non è, ma anche se uscisse domani dovrebbe stare aperto fino a metà novembre. Non sarebbe possibile realizzare tutto il concorso dove per realizzare io intendo fare la prova scritta e fare le prove orali. Che sia realizzato prima di Natale è impossibile. Su questo mi sento di essere perentoria, anche se non mi sbilancio mai. Perché poi comunque dopo il bando non è che finisca lì l'attesa. Cioè tu fa, ok, esce il bando che quello ti dà tantissime informazioni. Però poi il bando rimane aperto. Quando il bando chiude, appunto, deve passare almeno un mese, bisogna organizzare gli iscritti. Poi, dopo gli iscritti, bisogna organizzare le commissioni dell'orale. Per avere un'indicazione più o meno, voi dovete considerare il concorso educazione motoria alla primaria, ok? Andate a vedere i tempi di quel concorso lì. Il bando ha chiuso il 6 di settembre, la data di apertura non me la ricordo, ma insomma intorno al 7 di agosto, mi ricordo. Ha chiuso il 6 di settembre il bando e ancora non sappiamo quando faranno lo scritto, tanto per darvi un orientamento. Quindi realizzare il concorso, nel senso di terminarlo entro fine anno, non è possibile. Io terminerò formazione primaria a febbraio, spero di poterci rientrare. Sul resto hai ragione, è solo ottobre, ma è complicato fare piani sul futuro, contando solo sulle supplenze annuali, speriamo bene. Sì, purtroppo io sono una persona che tende a voler fare piani. Poi sono una persona disorganizzata, disordinata, tutto. Però mi piace un pochino prospettarmi degli scenari, no? Laddove col nostro mestiere prospettare degli scenari è un po' così, ma comunque valuto a livello mio personale tante cose. Valuto il concorso che proverò quando uscirà, valuto un TFA che proverò sicuramente, valuto tanto, anche perché comunque devo studiare per il concorso, no? Quindi io mi dico, lo studio per il concorso, eventualmente lo spendo anche per un ingresso al TFA, che diciamo va un po' più approfondito, ma la base può essere comune. Cioè devo cercare nell'ottica di dover studiare, perché
è quella. Nell'ottica di dover studiare, cercherò poi di spendere questo studio in tutti e due i modi. Va bene così. Vi dico la verità, io vengo da un'esperienza, quella dello scorso anno, estremamente negativa, ma proprio mi ha distrutta. L'anno scorso mi ha distrutta. Voi non lo vedevate qui perché non potevo, perché mi faceva bene lasciare fuori un po' di sentimento negativo, diciamo così. Qualcosina forse avete intuito, ma non potevo esternare tutto l'inferno che veramente, veramente, veramente ho vissuto. E quindi l'anno scorso io, sul sostegno, vi dico la verità, ho avuto tanti dubbi, tanti, al punto che quest'anno ero in procinto di compilare una domanda di 150 preferenze esclusivamente per il posto comune. Poi ho cambiato nelle 70.000 modifiche che ho fatto alle 150 preferenze. Ad un certo punto ho cambiato e mi sono detta che avrei voluto fare un'altra esperienza su sostegno, anche per dare dimostrazione a me stessa che poteva esserci qualcosa di diverso, qualcosa di positivo. E quindi ho cambiato le preferenze e il destino ha voluto che io fossi chiamata nuovamente su sostegno. Ho avuto una paura terribile. Quando mi è arrivata la convocazione quest'anno, le prime lacrime non sono state proprio. Non voglio essere fraintesa, però le prime lacrime della convocazione di quest'anno sono state di terrore. Poi pian piano si sono trasformate in lacrime di felicità, perché volevo dare un riscatto a me stessa dopo una cattiva esperienza. Poi magari ve ne parlerò, devo capire fino a che punto poterlo fare. Ma ve ne parlerò. Quindi mi sono fatta tante domande sul TFA e quello che mi sono risposta è che è una formazione che io voglio fare, ma proprio la voglio fare. Dopodiché, non so se il mio inizio di carriera sarà puntare su un posto comune, sarà su un posto di sostegno, ma il TFA è un tipo di formazione che io voglio fare. Prima o poi nella vita, anche se dovessi superare il concorso di posto comune, entrare di ruolo come posto comune, il TFA voglio farlo. L'esperienza dell'anno scorso è stata distruttiva per me, nel senso che in concomitanza poi con un ultimo anno di università, tornare a casa distrutta e in lacrime tutti i giorni non era proprio il massimo della vita. È passata. Io quest'anno sono entrata in una scuola nuova, completamente diverso, tutto completamente diverso, però mi sono resa conto di quella frase che sembra una frase estremamente fatta, che tutto fa esperienza, perché tutti mi dicevano vedrai, vedrai, vedrai e sarà tutta esperienza che ti porterai. Sì, è veramente tutta esperienza che ti porti. Poi lì sul momento vuoi solo morire. Io non lo so perché non ho dato le dimissioni l'anno scorso, vi dico la verità. Non so come ho fatto. È probabilmente quel senso di abnegazione, quel senso di cocciutaggine prettamente mio, per cui mi dai una cosa e la devo fare anche se impazzisco. Però tutte le persone che mi stanno strettamente intorno sanno che l'anno scorso è stata veramente tosta. Ne ho risentito anche fisicamente. Mai anno scolastico in cui sono stata male come l'anno scorso, perché a un certo punto verso marzo-aprile il fisico è arrivato al clou, che non è, cioè veramente non ne potevo più. Ho avuto un infortunio che mi ha fatto spaventare tanto perché si è trattato di un calcio allo sterno, per cui io ero in ambulanza, me lo ricordo, mi vengono i brividi solo a pensarci. Io ero in ambulanza, un'ambulanza su cui non c'erano i medici, e questo avevo dolore, non riuscivo a fare
respiri profondi. E questo infermiere, questo ragazzo, io gli dissi: ma potete darmi qualcosa per il dolore? Cioè, io ho delle fitte. E lui mi disse: no, guarda, non c'è il medico, quindi non posso darti nulla. E poi dobbiamo prima fare una radiografia e vedere. E io che gli dicevo: ma scusa, ma cosa può essere? E lui mi disse: guarda, se hai qualcosa di rotto, purtroppo lì devi solo stare immobilizzata a letto per dei mesi. E io avevo appena consegnato il primo capitolo di tesi. E io ero lì, stesa, con sto pungiglione nel petto, che facevo: signore, ti prego, ho la laurea a luglio. Paga almeno questo, vada dritto. Ovviamente non è che potessi prendere il telefono e dirvelo, però non è stata proprio una passeggiata, ecco. Allora, aspettate che c'ho un po' di domande. Se si ha un account Muir tanti anni fa per domanda ATA, non più rinnovata, c'entrerà qualcosa per le GPS del 2024? No, no, per l'iscrizione alle GPS accedi tramite SPID, basta tenere aggiornato quello. E quindi sì, un po' di pillole dell'anno scorso così ve le sto raccontando, però non è stato proprio semplice. Non ero. Poi mi sono resa conto anche di un'altra cosa, vi sto tirando un pippone allucinante. Mi sono resa conto anche del fatto che in un ambiente viziato non si riesce neanche a dare il meglio di sé. Si tende a perdere motivazione, si tende a perdere proprio voglia. Non auguro veramente a nessuno di trovarsi in questo modo. Io so che l'anno scorso ho fatto un lavoro pessimo rispetto a quanto avrei potuto, perché le condizioni mi hanno fin da subito influenzata negativamente. Io mi sono fatta influenzare negativamente dall'ambiente. È come se avessi mollato e ho fatto, ad oggi posso dirlo, un pessimo lavoro. Che però quest'anno mi sta aiutando, nel senso che io quest'anno ogni passo che faccio dico devo cercare di fare la differenza rispetto allo scorso anno. Allora, ho avuto problemi con i colleghi, in realtà erano proprio dei problemi a 360 gradi. E se vi dico che sono finita in ospedale, potete intuire, no? Era proprio faticoso, stressante, penso di essere stata proprio in burnout a un certo punto. Ci sono delle situazioni in cui c'è bisogno di supporto. Quando vi dico, io sono onorata quest'anno di essere all'evento Educability che si terrà a Roma il 10 di novembre, in cui si parlerà di emotività, gestione dell'emotività per gli insegnanti. Ve lo dico perché io l'anno scorso mi sono resa conto che un supporto emotivo è indispensabile. Ci sono certe situazioni in cui purtroppo le istituzioni non aiutano perché si tende a risparmiare e quindi tu ti devi sorbire tante cose in questo mestiere che purtroppo non stacca quando tu finisci il tuo servizio. E quindi è stato una grande, grande, grande fatica con zero supporto. Zero supporto. Fortunatamente ho avuto invece delle colleghe che si sono poste in maniera molto positiva e che per quello che hanno potuto mi hanno aiutato. Chi sì, chi no, chi più, chi meno, però quello insomma sta anche alle persone, alla sensibilità di ognuno, a tante cose. Cioè, a me è capitato di essere presa a calcio, non l'anno scorso, di essere presa a calci, di avere colleghe curricolari che si chiudevano la porta della classe perché oh, c'è troppo rumore qui. Che cos'è? Che cos'è questo rumore? Non l'anno scorso, non l'anno scorso, però è successo. E lì tu dici: ma perché vieni lasciato da solo in queste situazioni? Perché purtroppo l'istituzione ti dice che si spendono troppi soldi se
si prevede una compresenza tra un operatore sociosanitario e un insegnante di sostegno, per esempio. Quindi la compresenza tu non l'avrai mai e qualsiasi cosa sarà, sarai sempre da sola. Ok. Ed è devastante. Devastante anche perché poi ci sono dei rischi oggettivi, cioè se una bambina scappa, un bambino prende e scappa e parte in mezzo alla strada, con i cancelli che rimangono aperti, con la strada in cui passano macchine, e tu sei da sola e dici: Signore mio, aiuto. Se credi, se preghi, se non preghi, anche perché io non è che ho proprio il fisico da maratoneta, diciamo, quindi vabbè, comunque. Purtroppo sono delle situazioni, delle realtà per cui io mi rendo conto che se ve le racconto vi passa la voglia da qui ai prossimi 10 anni. Vi posso soltanto accennare e dirvi che ci sono tanti rischi, tante situazioni complesse e che purtroppo, sempre per motivi economici, molto spesso non siamo supportati. Non siamo supportati. E, ecco, ti capisco, ci sono passata, ero in una scuola paritaria. Era così ogni giorno. Io correvo tutti i giorni, tutto il giorno, tutto il giorno. E avevo completamente perso il contatto con quello che era il mio mestiere. Mi sentivo tutto tranne che un insegnante. Facevo tutto tranne che un insegnante. Avrei potuto gestirla sicuramente meglio. Io ho fatto un pessimo lavoro lo scorso anno. E me ne dispiaccio tantissimo. Se potessi, ricomincerei tutto da capo. Perché non, io ero completamente abbattuta, cioè io tornavo a casa che piangevo, dormivo e mi mettevo sulla tesi. Era la mia routine. Tornavo a casa, piangevo, mi facevo un'oretta di recupero e mi buttavo sulla tesi, punto. Non riuscivo a fare altro perché poi magari sì, il giorno dopo ripartivo, riandavo a lavorare, ripeto, non so con quale forza io sia riuscita, ma era ogni giorno una corsa scatenata, una corsa scatenata disperata. Io sono arrivata ai limiti in ogni cosa, ai limiti di stanchezza, di peso, di stress, di tutto, di tutto. Non è stato semplice, tanto che appunto poi a inizio marzo mi è venuta un'otite fulminante, sono stata sorda da un orecchio per 15 giorni, sono stata tanto in malattia, poi c'è stato l'infortunio praticamente 3 giorni dopo, perché poi è tutto concatenato. È stato tutto un'unica cosa. Per fortuna poi l'infortunio si è concluso bene, nel senso che ne ho ancora traccia, vi farei vedere ma non posso, ho qui una piccola cicatrice. Sostanzialmente, però poi non c'era nulla di rotto, quindi per fortuna è andato tutto bene. Solo un grande spavento. Sono in Veneto, Joseph. È stato solo un grande spavento, però vi posso assicurare che anche tornare a scuola dopo un grande spavento, tu dici: sì, chissà se porterò cara la pelle a casa. Quest'anno, cioè questa volta, no? Io mi ricordo, guardate, mi ricordo il momento in cui l'ausiliario dell'ambulanza mi disse: guardi, o la avvisa lei la famiglia o la avvisiamo noi. E io ho pensato: è meglio che li avviso io, perché se si sentono chiamare cioè gli viene un colpo, no? Perché tu dici: dove vai? Dove vai? Vai in una scuola. Chissà cosa può succedere. Vabbè, niente. Esperienze. Tutta esperienza. Così. E lì ho veramente apprezzato come oro, tutti i colleghi che mi hanno aiutata, tutti quanti, anche solo quelli che a un certo punto mi dicevano: vai in bagno, vai a berti un bicchiere d'acqua 5 minuti. E quelli che magari meno. Così. Però sono cose che si vivono e si. Vabbè,
superano, non so come, perché se voi adesso mi dite, ma come hai fatto? Boh, non lo so, un giorno dietro l'altro, un giorno dietro l'altro. Sicuramente mi sono lamentata tanto lo scorso anno, cioè io arrivavo a casa, dovevo buttare tutto fuori, e questo penso che mi abbia aiutato, perché comunque raccontare le cose agli altri, cercare il più possibile, no? Però non è stato semplice, appunto perché era molto rischioso. È stata veramente una fase in cui la priorità assoluta era altro che ipnotica. Cioè, c'è stata una fase in cui la priorità assoluta era che nessuno si facesse male e di non finire sotto processo per qualcosa. Ce l'abbiamo fatta con la collaborazione di tutti, perché anche lì, cioè in una scuola non puoi fare tutto da sola, quindi per fortuna c'è stata una gran collaborazione da parte di qualcuno che a un certo punto mi ha ascoltato, perché a un certo punto bisogna pur farsi sentire, perché lì da sola, senza appoggi, non poteva andare avanti. Niente, no, lì ci sto raccontando semplicemente di un incarico particolarmente faticoso a livello fisico, psicologico, eccetera. No, a un certo punto ho provato a farmi sentire, nel senso che, devo dire la verità, dopo l'infortunio, dopo che comunque la paura è stata tanta per tutti, ovviamente per me, che me la sono vista. No, me la sono vista brutta, no, perché alla fine, per fortuna, non era niente di che. Però lo spavento è stato tanto anche da parte di tutto l'apparato, no? Perché il discorso qual è? Anche in una scuola dove sembra che tutti condividiamo lo stesso mestiere, quindi la stessa sensibilità, però anche in una scuola solo chi vive le cose in prima persona, solo chi sta dentro una determinata classe ne condivide e ne abbraccia le problematiche. Chi sta fuori, pur nella stessa scuola, potrebbe anche non soprassedere, diciamo. Diciamo che dopo l'infortunio la musica è un po' cambiata e lì si è cominciato a muovere qualcosa in più. E per un bel po' di tempo io sono stata affiancata da un'altra persona che mi aiutava nella vigilanza. Sono stati fatti degli sforzi in organico per cercare di dare supporto a me, perché da sola non era possibile. Però era marzo, cioè voi capite, da settembre a marzo? E poi, insomma, un po' la situazione è migliorata. Un po' la situazione è migliorata, sì. Poi ho imparato, da questa esperienza, cosa ho imparato? Ho imparato che bisogna farsi ascoltare anche dentro le scuole. Nel senso, qualsiasi cosa succede di negativo, di rischioso, eccetera, si fa una bella relazione, si manda in segreteria, si mette a protocollo, così se domani mai dovesse accadere, l'inverosimile, tu almeno l'avevi, non so come dire, l'avevi messo nero su bianco. Cioè, il sunto è, no, il dirigente dov'era? Il dirigente è stato pronto, per fortuna, a rispondere con tutto ciò che lui poteva, solo che non sempre dipende solo da lui. Però per il futuro, mettete sempre nero su bianco tutto, comunicate sempre qualsiasi cosa. In questo modo voi, qualsiasi cosa accada, potete dire: io avevo informato che la situazione era pericolosa o era tendente al rischio. Se non è stato fatto niente, poi la responsabilità non è vostra. Ecco, questo ho imparato. Va bene, vi ho fatto un. Cioè, mi ho rotto le scatole abbastanza. Però mi fa. Oddio, è un po' brutto dire, mi fa piacere dirvi anche queste cose, perché sono cose negative. Però nell'ottica del volervi dare a 360 gradi una narrazione, forse anche questo tipo di aiuto, anche questo tipo di informazioni sono boh, interessanti. Spero di non avervi spaventati, ecco. Spero di non avervi spaventati. Questo sì.
L'unica cosa è che appunto non pensate che troverete sempre solidarietà, perché non è così. Ognuno guarda il proprio orticello anche nelle scuole, purtroppo. Se tu arrivi lì e dici guarda, io ho delle situazioni complicate in classe, ho determinate necessità, non è detto che tutti comprendano, perché finché non provi, non capisci. E spesso ci sono delle limitazioni oggettive, per cui, che ne so, per esempio, non hai nessuno che possa supportarti, non hai nessuno che possa sostituirti, non hai nessuno manco per andarti a bere un bicchiere d'acqua. Io non avevo nessuno neanche per andarmi a bere un bicchiere d'acqua. Cioè, quando l'anno scorso, per esempio, io non stavo mai in classe, perché questo qua, per esempio, è correndo una maratona. Quando riuscivo, io mi attaccavo alle bottiglie dell'acqua da 2 litri e mi bevevo praticamente 2 litri d'acqua di seguito perché ero morta. Poi io, per carità, non sono una maratoneta, però questi fatti possono accadere in qualsiasi momento della carriera e non dovrebbero. Ed occorre fare quello che egregiamente hai fatto tu, scrivere, documentare, protocollare. Sì, non, me l'hanno consigliato, sinceramente. Perché a un certo punto, a un certo punto veramente si trattava di vita o morte, nel senso che se poi succede così l'inspiegabile, no? Che ne so, se uno ti scappa e va a finire sotto una macchina, per dire, e tu non avevi detto a nessuno che quello ogni tanto prende e scappa ed è completamente incontrollabile perché tu non sei un Avenger, cioè sei un insegnante, non sei un Avenger che lo prendi, lo sollevi e lo preservi da qualsiasi pericolo, no? Quindi a un certo punto c'è stato chi mi ha fatto aprire gli occhi e mi ha fatto pensare che tu questa cosa che succede la devi dire, la devi dichiarare nero su bianco, scritta, protocollata, timbrata. Perché va scritto, va detto, no? Poi ovviamente qualsiasi cosa accade, io sono convinta che un giudice è sempre consapevole del fatto che insegnante non vuol dire Avenger, cioè tu ovviamente quello che devi garantire è la sorveglianza, il più possibile. È chiaro che non è che hai il potere, che ne so, di un bambino che sta facendo, sta inciampando, tu non hai il potere di prenderlo, sollevarlo e preservarlo, no? Tu ovviamente sorvegli e fai di tutto per impedire. Però quando le situazioni sono estremamente pericolose, mi hanno detto, guarda, metti nero su bianco perché dovesse mai succedere, almeno tu hai avvertito e tutto quello che potevi fare l'hai fatto. Non poteva esserci nessuno fino a un certo punto ad aiutarmi, a un certo momento c'è stato e quindi. E alunni con particolari bisogni non appartengono solo a te, ma a tutta la scuola. Sì, è una bella teoria. E nella pratica è un po' diverso. Nella pratica è un pochino diverso. Perché tu hai comunque. Ci sono tante cose coinvolte. Anche dovete anche solo pensare. Voi pensate alla situazione. Bambino o bambina che a un certo punto si butta per terra, ti punta i piedi. Ti punta i piedi e non si vuole muovere da lì. E magari sei in mezzo al corridoio dove gli altri devono passare o davanti ad una porta dove qualcuno deve entrare e deve uscire. Tu come lo muovi? Come lo sposti? Dove se tu lo tiri rischi che si sloghi una spalla, che rischi di rompergli un polso, rischi di far qualsiasi. Cioè, tu solo nel toccarlo stai rischiando. Tecnicamente stai rischiando e ci può essere tranquillamente qualcuno che ti dice: No, io non me la sento di aiutarti perché se magari io lo tocco e gli faccio qualcosa anche involontariamente, se mi denunciano hanno ragione e io non potevo dirgli no perché comunque in questo caso chi mi aiutava eventualmente si stava assumendo un rischio e non essendo previsto nel contratto collettivo nazionale c'erano persone che si potevano tranquillamente rifiutare perché magari mi dicevano no, guarda io non lo tocco perché metti che gli faccio male quindi dovevo far da sola e quindi è così cioè appartengono sì a tutta la scuola però ci sono certe cose che sono delle esperienze che fanno bagaglio Mi ho tenuto qui mezz'ora a parlare delle mie disgrazie dello scorso anno. No, a parte gli scherzi, per trovare i risvolti positivi, ho avuto anche tantissime
belle soddisfazioni, assolutamente. Per esempio, la prima volta che mi ha chiamato per nome, il bambino che avevo l'anno scorso. E quello è stato proprio come avere un battito più veloce degli altri. Proprio, è come se un battito del cuore fosse stato più forte degli altri. Quest'anno è tutto un altro discorso, Jessica, tutto un altro discorso, ma perché sono, non solo perché è cambiato il contesto, ma perché sono cambiata proprio io. E sono contenta, non che le difficoltà non ci siano, per carità. Però, ripeto, un altro tipo d'ambiente mi dà anche un altro tipo di energia, perché io la motivazione l'avevo completamente persa, persa, persa del tutto. Grazie mille, grazie. Quest'anno è tutta un'altra musica. Sono proprio contenta dell'algoritmo di per sé, ma poi di quello che sto costruendo. Sono molto felice, anzi, non potrei esserlo di più. E niente, è comunque qualcosa che mi porto dietro. Mi porto dietro tanti ricordi dello scorso anno. Mi vengono un po' i brividi se ci penso, devo dire la verità. Non so, io ho sempre pensato che se le cose arrivano a un certo punto, perché che lo vogliamo chiamare algoritmo, che lo vogliamo chiamare destino, boh, non lo so, però era forse il momento per me di fare un'esperienza del genere che mi ha insegnato tante cose, anche a confrontarmi con ambienti più ruvidi, perché a me tanti mi hanno detto se hai superato quello non c'è problema. Con ambienti più ruvidi, persone un pochino più indisposte, vogliamo dirle indisponenti, non lo so. E niente. Quindi sono molto felice che abbia fatto parte delle mie esperienze comunque. Per cui potete capire che insomma il TFA è una formazione che voglio assolutamente fare perché l'esperienza dell'insegnante di sostegno è un mestiere assolutamente nobile, è un mestiere in cui il cuore ti batte veramente più veloce. Per qualsiasi cosa. Voi vedete, per esempio, io quest'anno ho una bambina di cui non vi parlerò perché non ha senso, cioè non, come vedete, io non parlo mai strettamente dei disturbi, perché non ha senso, è sbagliato, eccetera. Però io, per esempio, oggi le ho costruito uno strumentino per le centinaia, l'ho preso da Guida Attiva che mi ha mandato su Terra, insomma, tutto. La gioia ogni lunedì di portarle uno strumento compensativo nuovo, un albo nuovo, una cosa. Io quest'anno io penso di star rinascendo in qualche modo. Perché sto riscoprendo la gioia di fare questo mestiere dopo l'anno scorso e la sto riscoprendo grazie alla sua di gioia. Ed è molto bello. Ogni giorno capisco perché ho voluto fare questo lavoro. La retorica del mestiere più bello del mondo purtroppo è per tanti versi solo retorica, perché è molto dura. Però è un mestiere che aiuta tanto a crescere e che ti coltiva veramente l'anima. E sono onorata di farlo. Anche circondata, per fortuna, da persone che lo fanno con altrettanta dedizione e molta abnegazione e tanta passione. E quindi io quest'anno ho solo da imparare. Ho già imparato tantissime cose e spero di impararne sempre di più. Per il bene di quella che diventerò sostanzialmente. Però quest'anno è veramente denso, denso di cose da imparare, di cose belle da scoprire, da sperimentare. Difficile, sì, molto. Però non mi spaventa, devo dire la verità. Ho imparato a non spaventarmi. Ho imparato anche che la laurea c'è. Una delle soddisfazioni più grandi della mia vita è stato il giorno più bello della mia vita. Però dopo la laurea devi ripartire. Non sei arrivato per niente. Forse per un
Per un buon periodo ho pensato che ottenere la laurea significasse arrivare, non è così. Anzi, riparti, è come ripartire da un altro primo anno di un'altra università che si costruisce fuori dalle aule. E per fortuna che ci sono tante insegnanti pronte ad accogliere, ad aprirsi a condividere materiali, esperienze, formazione, perché ci sono tante insegnanti formate, competenti, che si aggiornano costantemente, che stanno lì con pazienza. E quindi sono contenta, veramente tanto tanto contenta. Ho finito questo pippone incredibile. Non lo so, ditemi se volete che la salvi questa diretta. Non so se può essere interessante, se mai qualcuno. Però non penso. Non penso che mai nessuno se la guarderà, magari anche solo per ricordo la salvo. Ditemi voi. Va bene, ragazzi, è passata un'oretta abbondante. Io vi saluto. Ci vediamo presto. Ciao Gemma. Noi ci vediamo. Gemma è una di voi, una ragazza che per me prima stava solo sul telefono, adesso non sta più solo sul telefono, anzi, ce l'ho qui in carne ed ossa, sta lavorando e sono tanto contenta per lei. E niente, no, mi dite di salvarla, ok, va bene. Ciao ragazzi, buonasera. Grazie.